Ciao amici di Mindfastbook, oggi grazie al supplemento del Corriere della Sera, La Lettura, vediamo la classifica dei libri più venduti della settimana. Cominciamo al decimo posto, perde qualche posto in classifica rispetto alla scorsa settimana, Carlos Ruiz Zafón con Il labirinto degli spiriti, edito da Mondadori. Alla nona posizione abbiamo Walter Longo, La dieta della longevità, edito da Vallardi. All'ottavo posto, quindi guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana, Alessandro Robecchi con Torto Marcio, edito da Sellerio. Abbiamo in settima posizione Luca Bianchini, Nessuno come noi, edito da Mondadori. Poi al sesto posto troviamo Roberto Saviano, La paranza dei bambini, edito da Feltrinelli. Al quinto posto perde delle posizioni Lucinda Riley, La ragazza nell'ombra, edito da Giunti. In quarta posizione abbiamo una new entry, Marco Montemagno con Il codice Montemagno, edito da Mondadori Electa. Al terzo posto un'altra new entry, Michael Connelly, Il passaggio, edito da PM. Al secondo posto mantiene la sua posizione Alessandro D'Avenia, L'arte di essere fragili, edito da Mondadori. E al primo posto anche qui una novità di J.K. Rowling, Animali fantastici e dove trovarli, della Edizioni Salani. Tornerò settimana prossima con l'aggiornamento delle top 10 vendite in libreria. Ciao!